Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Giovedì 4 febbraio si è svolto presso il mercato centrale di Livorno un incontro a cura dell'associazione Slow Food per la serie Gustando si impara, sul tema le erbe aromatiche in cucina tra tradizione ed innovazione. Abbiamo ascoltato quella che ha tenuto questo incontro, Silvia Volpe. Cosa si può dire di queste erbe aromatiche? Allora, le erbe aromatiche in cucina sono fondamentali. Diciamo, la prima cosa che va sottolineata è che utilizzando le erbe aromatiche si toglie il sale, perché hanno appunto questa proprietà di insaporitori. Poi profumano, sono delle erbe che profumano e hanno anche delle qualità medicinali. Quindi da usarsi il più possibile? Certo, sì. Io in cucina, anzi mi presento, sono Silvia Volpe, sono una cuoca dell'Alleanza e io le utilizzo tantissimo, e, sia con la carne, con il pesce e anche con i dolci si possono utilizzare. La prima cosa che viene in mente è dove si trovano? Si trovano da tutte le parti, perché nascono sia spontaneamente oppure si possono anche coltivare, anche sul terrazzo fare delle piccole piantine, si piantano nei vasi e crescono tranquillamente. Per quello che riguarda, diciamo, la scelta tra le varie erbe? In che senso? Beh, quali usare per esempio con la carne, quale con il pesce? Ma non, sinceramente va un po' anche a gusto personale, nel senso basta, già dal profumo si può già dividere tra erba e erba. Per esempio non è detto che la salvia si utilizza solamente per fare arrosti, si può utilizzare anche per il pesce. E il timo? Il timo io lo utilizzo tantissimo sia per il pesce, e poi ora ho conosciuto anche il timo limonato, che strusciando la foglia esce questo profumo di limone, e quindi ci si può fare anche usare anche nell'insalata oppure metterlo nelle salse. Ma ci sono, come in altre cose, anche dei libri che spiegano un po'? Sì, ci sono dei libri appositi, certo, le erbe aromatiche e medicinali si trovano anche in libreria e poi anche su internet, ora insomma c'è abbastanza. Ecco, invece questo incontro che fate quest'oggi? Allora, questo incontro che facciamo oggi, a parte presentiamo anche le piantine, perché ora appunto Valentina le porterà. E poi si parte dalla cucina tradizionale livornese per arrivare a una cucina innovativa, dove appunto si fa vedere che si possono utilizzare tutti i tipi di pianta aromatica. Nella cucina tradizionale livornese quali erano le erbe più usate? Allora, diciamo che a Livorno il prezzemolo e la salvia sono, diciamo, quelle più utilizzate. Poi vabbè, il basilico per fare comunque le salse al pomodoro, l'aglio, perché non ci dimentichiamo che l'aglio fa parte delle erbe aromatiche. Il famoso zenzero, che poi sarebbe il peperoncino, anche il peperoncino è molto utilizzato nella nostra cucina. E tutto rientra in questo, diciamo, movimento slow food. Sì, no? sì, nel buono, pulito e giusto. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.